una stagione importante per te personalmente, un rilancio assoluto, oltre ad aver vinto tutto adesso c'hai il mondiale in casa da giocare. Sì, abbiamo il mondiale in casa, adesso manca ancora un mese, bisogna ancora lavorare tanto perché logicamente la prima settimana è finita sabato e oggi riprendiamo dopo questa giornata tra virgolette, per vedere, dove abbiamo visto un nuovo mondo, un nuovo tipo di concetto di lavoro e è stato molto interessante. Da domani si inizia come si dice a lavorare, a sudare e con l'obiettivo di arrivare al 9 settembre pronti. Per te personalmente avrai cambiato qualcosa, la tua prospettiva è un po' cambiata? È cambiato che forse dopo tanto tempo in una piazza avevo bisogno di nuovi stimoli magari maggiori e quelli sono arrivati a Perugia. Logicamente dopo, quando tutto va bene, è tutto rose e fiori. Quindi no, però sono contento, forse ho raggiunto un po' più di consapevolezza in quello che posso fare e che potrò fare. Però so che non bisogna mai sedersi, non bisogna mai pensare di essere arrivati al limite, ma cercherò sempre di dare sempre di più per dare un contributo in questo momento alla nazionale, perché è la cosa più importante, e successivamente al mio club. C'è stato la National Volley League, non benissimo, qualche cosa bene, qualche vittoria importante contro le big, qualche caduta. Secondo te cosa vi portate dietro come insegnamento nell'ultima fase, che è quella poi cruciale? La VNL è andata come è andata perché comunque c'è stato anche un po' di esperimento, un po' di squadre che sono cambiate, abbiamo cambiato un po' di giocatori, quindi poi soprattutto non potendoci allenare, perché alcuni di noi siamo arrivati dopo una settimana che avevamo finito la Champions League, abbiamo fatto degli allenamenti e il venerdì abbiamo giocato subito con la Germania. Quindi è stata una sperimentazione, poi l'ho già ripetuto un miliardo di volte, le FVB non ci aiuta neanche ad organizzarci come squadra, perché facciamo viaggi intercontinentali ogni settimana e non era facile, però penso che abbia dato delle indicazioni importanti a Chicco e da quelle indicazioni stiamo lavorando su quello che non è andato bene.